giorno 6 maggio ci avete invitato in terza commissione attività produttiva. Vi abbiamo illustrato un progetto di legge di iniziativa popolare numero 730 del 27 marzo, dove vi abbiamo dimostrato carte alla mano che siamo in grado di creare crescita e sviluppo sostenibile in Sicilia, che significa che 250.000 disoccupati possono andare subito a lavorare. Significa che le famiglie in stato di povertà assoluta riceveranno un reddito sociale per poter sopperire a quelle che sono le loro difficoltà. Vi abbiamo anche spiegato che attraverso Progetto Sicilia i conti della regione siciliana passano da 2 miliardi di perdita l'anno a 3 miliardi di guadagno l'anno. Ma cosa dobbiamo fare? Ci avete detto che siete incompetenti, quindi voi dichiarate di essere incompetenti nel valutare un progetto di crescita e di sviluppo, di prosperità e benessere per i siciliani. Certo, voi siete solo competenti per rubare, siete solo competenti per sistemare i vostri figli, i vostri parenti, non vi interessa di quello che è il futuro dei nostri figli. Per voi significa solo esercitare potere. Bene, e allora io lancio un appello a tutti i siciliani. Andiamo a Palermo. Andiamo in piazza del Parlamento, giorno 15 luglio, giorno di Santa Rosalia, perché non penso che i palermitani hanno qualche cosa da festeggiare, che dovessero festeggiare la disoccupazione, la povertà, il degrado. Il fatto che il suo figlio si fa una valigia e se ne va in Germania, questo devono festeggiare i palermitani. I palermitani e i siciliani non hanno nulla da festeggiare. Noi andremo il 15 luglio, martedì 15 luglio, in piazza del Parlamento a Palermo e chiederemo che quel disegno di legge, frutto di un'iniziativa popolare di 10.000 siciliani che hanno raccolto le firme in giro per tutta la Sicilia, diventi una legge della regione siciliana. Noi vogliamo prosperità e benessere.